Scopriamo la zucca. La zucca è un ortaggio autunnale che cresce nell'orto a terra e ha bisogno di molto sole per svilupparsi. Ma da dove arriva la zucca? Dobbiamo ringraziare Cristoforo Colombo che nel 1492 scoprì un nuovo continente, l'America. Le zucche furono importate dal Nord America e dal Messico, assieme tra l'altro alle zucchine. La zucca può avere forme diverse, tondeggiante, allungata come una zucchina, piccola e grande. Vediamo le sue parti. All'esterno troviamo il tralcio con il quale la zucca resta attaccata alla pianta. I vitigni, le foglie, che sono grandi e ruvide al tatto. I fiori, che sono di colore giallo-arancio. E la buccia. La sua buccia può essere arancione, verde e grigiastra. Se la tocchi sentirai che è liscia, oppure leggermente nervata. All'interno troviamo la polpa che è di colore giallo o arancione ed è dolce e farinosa. È la parte che noi mangiamo e che viene usata in vario modo. Poi ci sono tantissimi semini che possono essere anch'essi mangiati se fatti essiccare oppure se messi in terra faranno nascere nuove piantine. Infine i filamenti che vengono scartati. Come nasce la zucca? I semi vengono messi nel terreno in primavera, si formano le radici, poi germogliano e pian piano la pianta cresce. Dai fiori poi si passa al frutto, ovvero la zucca, che arriva a maturazione nel mese di agosto in piena estate. Le sue varietà. In natura esistono tantissime varietà di zucca. Vediamo quelle che troviamo spesso al supermercato. Atlantic Giant, Delica, Berrettina Piacentina, Hokkaido, Turbante, Butternut. Esiste poi una specie di zucca chiamata ornamentale. Questo tipo di zucca però non si può mangiare perché ha una buccia più dura e la polpa è velenosa a causa della cucurbitacina in essa contenuta. Lo sapevi che con la zucca si possono costruire degli strumenti musicali? Le zucche possono essere essiccate e svuotate all'interno. Alcune sono adatte per la costruzione di strumenti musicali, come le conosciutissime maracas. Esistono altri tipi di strumenti musicali costruiti con le zucche di origine antichissima, come il sitar, il berimbau brasiliano e il tamburo d'acqua. La zucca e Halloween. La zucca è indubbiamente uno dei simboli più importanti della festa di Halloween. Ma cosa c'entra questo ortaggio? Come probabilmente già saprai, la zucca di Halloween è legata al personaggio Jack O'Lantern, protagonista di una leggenda di origine irlandese. Secondo il racconto popolare, Jack aveva accumulato così tanti debiti che decise di vendere l'anima al diavolo per ripagarlo. Ma quando morì, venne subito rifiutato dal paradiso e a quel punto anche dal diavolo, che lo cacciò lanciandogli contro un tizzone ardente. Jack decise di incastrarlo dentro una zucca per farsi luce mentre vagava per il mondo dei morti, rifiutato da tutti. Pumpkin, stem, seeds, flower, leaves, pumpkin pie, Jack O'Lantern. Nell'arte. Fin dai tempi antichi molti pittori si sono divertiti a dipingere la zucca, come vediamo in questi quadri. Nell'età contemporanea
Le zucche vengono dipinte da migliaia di piccoli punti, dai toni accesi di giallo, arancione e rosso ai blu e verdi elettrici, dall'artista giapponese Yaoi Kusama, che ne rimase affascinata durante la sua infanzia per la loro semplicità. La zucca in cucina. La zucca è un ingrediente versatile in cucina perché le sue parti possono essere cucinate in molti modi. Mangiare zucca fa bene alla nostra salute perché è ricca di vitamine e antiossidanti. Modi di dire: andare fuori di zucca, perdere la ragione, avere un attacco d'ira, impazzire, non capire più niente. Essere una zucca vuota, non capire le cose, essere cocciuti o puntigliosi. Essere una zucca dura, essere testardi, difficili da convincere di qualcosa. Non avere sale in zucca, avere poca intelligenza o saggezza. Grazie per aver visto il video e per non dimenticarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche, commentate, condividete e seguici!